Buonasera e buona domenica a tutti da parte mia. Si segue Milan-Genoa insieme. Saluto i miei ospiti, Tiziano Crudeli. Ciao Tiziano. Speriamo che sia un buon pomeriggio. Beppe Vigani. Salve, buon pomeriggio. Claudio Ciao. Zuliani, impegnato dopo. Vi guardo volentieri. Per soffrire dopo. E poi dall'altra parte Mario Ielpo. Ciao ragazzi. Ciao Ippolito. Ciao, è ribattezzato Ippolito da Tiziano Crudeli. E Mirko Palo. Ciao Mirko, ben trovato. Ciao, prova filtrante in aria che arriva il pallone, arriva nel cuore dell'area di rigore, allontana gabbia, ma ancora il Genoa in attacco, in forcing offensivo, ancora Bade, l'1-2, attenzione Ficto Mori, vediamo se riesce a chiudere, occhio perché c'è un contatto, calcio di rigore. Sì, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Genoa. C'è Ficto Mori che dava la sensazione di essere arrivato in ritardo su Boiacco. Non mi sembrava che l'avesse toccato, per dire la verità. Ma è sembrato Tiziano, un volo di Icaro. Mi è sembrato un volo netto. Sì, calcio di rigore netto. Tre minuti, calcio di rigore netto per il Genoa. In ritardo sì, Ficto Mori su Boiacco. Stavo per dire, è una partita che non ha nulla fondamentalmente da chiedere alla classifica, perché il Genoa è già aritmeticamente salvo, il Milan comunque lì tra secondo e terzo posto, però intervento, questa è la classifica intanto aggiornata col momentaneo pareggio, vedremo se passerà in vantaggio o meno il Genoa, però intervento folle, sì, di Tomori. No, ma anche gli interventi di tutti i giocatori della fase difensiva del Milan sono stati tutti sbagliati ed erano tutti molto facili, compreso questo, dove era chi è clamoroso in ritardo Tomori, sì, non si capisce sì, perché abbia invece affondato l'entrata, ci ha ripensato quando ormai l'aveva preso. Attenzione Retegui sul punto di battuta, Retegui la rincorsa, fischia l'arbitro, passettini di Retegui, Sportiellone, Retegui, il tiro di Retegui spiazzato sì, con Sportiellone. Solo con noi fa le parate questo qua. Passa in vantaggio il Genoa con Retegui dopo soli 4 minuti di gioco, settimo gol. Ancora Teo in orizzontale per Reinders, allarga per Ciucu, dai Ciucu salta Spence, Ciucu contro Spence, Ciucu dalla sinistra, dalla destra, la palla dentro e gol! Ma che stava a fare? Ippolito, sorridi. No, sorrido, ma cioè, adesso ti lasciavo la scena, non volevo capire. Ma non vedo più l'opzione della scena. Godo come un riccio, sì, godo come un riccio. È buona no, la posizione. È buona. Sì, allora, sì, era in fuorigioco Spizzi sul passaggio di Reinders per Ciucu, ma poi dopo si è evoluta l'azione e Ciucu ha messo un ottimo pallone al bacio per Florenzi, che non so perché si trovava nel cuore dell'area di rigore, dove ci sarebbe dovuto essere Giroud. Che c'era, ma non la mette dentro Spizzi. Il gol parte dai piedi di Ciucu che ne entra in area dalla destra, crossa, non ci arriva Giroud, ma la palla trova Florenzi che da questa distanza qui batte il portiere del Genoa che fino a quel momento era stato il migliore in campo. Andiamo con l'onda gol. In vantaggio il Genoa. Autogol di Gabbia. Autogol di Gabbia? L'avete rivisto? Lo tocca? No, gol di. Dipende da che punto di vista. Penso la tocchi il giocatore del Genoa, che era Ekuban. La palla, cross che arriva in aria dalla destra. La difesa del Milan era anche schierata. Cross che arriva dalla destra, ma Ekuban salta più in alto di Gabbia, lo sovrasta, o meglio, esatto, lo sovrasta e batte Sportiello. Sede, non lo so se c'è stata la deviazione di Gabbia di testa, voi l'avete vista? La prende prima il giocatore del Genoa e poi e tira incrociato verso sinistra. Gabbia che è dietro, la rispizza e gliela mette invece a destra. Ora Florenzi, attenzione, Gabbia di testa! Florenzi e Gabbia! Gabbia! Dove non c'è Gabbia! Ippolito! Ippolito ha segnato Gabbia, te lo volevo dire. Gabbia l'ha lasciato libero. Sì, infatti. Gabbia! E ha segnato. Secondo gol in campionato, più uno in Europa League. Gol alla Giroud di testa, solo tre gol. Ma entra Strootman. Detto di più. Sono sempre pericoloso. Lui gioca con il cuore tutte le partite. Dai, che siamo 73. Spizzi dalla destra. Dai, Spizzi, che c'è Ciucu. Ciucu che punta. Prova ad andarsene Ciucu. Se ne vai o non te ne vai? Allora si accenta sulla sinistra. Capitan America, non sa chi darla. Capitan America entra in area di rigore dalla destra. E pallone morbido. C'è solo Ciucu.
alla faccia vostra, uno e due. Sei triste? Io ho cantato, sei tutto solo, dai! È stato proprio accompagnato sul tiro, Olivier Giroud. Non poteva sbagliare anche questo. Era rapita dall'esultanza del nostro Tiziano Crudeli. Che palla, però, che gli ha dato Christian Pulisic. Attenzione, ancora il giro dalla destra. La palla dentro, mamma! No, ci credo. E te l'ho detto che c'erano cose che non volevo io, no. Te l'avevo detto. No, scusate. Aspetta, te l'avevo detto. Però devi finire. Non ci voglio credere. Aspetta un attimo. Vabbè, io nel dubbio vado. A me sembra buono, però guardiamo un attimo. Sembra buono. Il buon Gabbia. Questo è un autogol. Tomori ha tirato addosso un altro. Che cosa ha fatto? Erano tutti del Milan, si sono buttati la palla dentro. Sì, però ragazzi, ma possibile che ogni palla che è in area di rigore è un gol? Tre azioni, tre gol. Di Sportiello. Fischi assordanti a San Siro, ragazzi, assordanti fischi. Potevamo andare secondi. Eh sì, fischi assordanti a San Siro. Prevedibili. Vado da Tiziano, provato da questo 3-3. L'ulteriore conferma che abbiamo una difesa inguardabile e che siamo una squadra piena di lacune. No, ma i fischi sono sacrosanti. La cosa è inconcepibile prendere i gol che ha preso il Milan dopo essere passato in vantaggio tra sofferenze diverse e errori diversi. Stavo dicendo una cosa incredibile. Pazzesco, è che quello, ragazzi, che erano pazzesco, le colonne del Milan in fase difensiva, mi riferisco a Magnan, Tomori. Abbiamo subito 62 gol stagionali, 42 in campionato. In questo momento sono le debolezze della squadra. Roba da terza categoria. Stavo ascoltando. Infortuni. Noi siamo super primi abbracciati. Anche quelli sono una critica da imputare all'allenatore, al preparatore e compagni.